Questa che vedete non è ciò che pensate. Burloni, voi che ancora non vi siete iscritti al canale, ma potreste farlo ora. Voi operatori di cuore, voi che lavorate con l'anziano che sopra i 90 anni viene definito il grande geronte. E burloni anche quelli delle forze dell'ordine che mi hanno fermato prima in macchina e vabbè, inconvenienti di essere logopedista. Oggi ripassiamo le indicazioni per ottenere un buon risultato da utilizzare nel paziente disfagico ai liquidi. Piccola nota, il prodotto che mostreremo in questo video sarà privo di marche per questioni di diritti d'autore ed essendo uno sfuso industriale per erogatori, la soluzione potrebbe sembrare schifida e poco appetevole, ma in realtà un liquido risultante da un modesto addensante è buono e non altera colore né gusto della bibita di partenza. Regola 1. Seguire le indicazioni sul dosaggio. Per l'amor del cielo, non improvvisiamoci. Abbiamo a disposizione in ogni confezione un misurino e in ogni struttura un professionista che indica quanti ne servono in bicchiere o bottiglia per ottenere uno sciroppo, una crema o un budino. Regola numero 2. Rispettare i tempi affinché la soluzione concluda il suo processo fisico. Per quanto la nostra polverina magica possa avere un effetto addensante abbastanza celere o immediato, è necessario naturalmente lasciare a riposo la soluzione affinché essa lavori e raggiunga la consistenza desiderata. Se vince invece la tentazione di aggiungere ed aggiungere ed aggiungere addensante, esso continuerà a prosciugarsi nelle viscere, diventando un mattone e facendo di chi l'ha inserito un grandissimo stitico. E poi il grande geronte non se la fa la cacca così, no. Perciò, a prescindere, aspettiamoli sempre quei 2 minuti almeno prima di somministrare. Regola numero 3. Miscelare con forchetta il liquido versato sull'addensante. Ricordiamoci sempre di porre sul contenitore prima l'addensante e solo dopo versare l'acqua o ciò che sia e di miscelare con forchetta. Se proviamo infatti a versare addensante sull'acqua e per di più a mescolarla col cucchiaio, sicuramente si creeranno grumi e questo non va bene perché sono bolle pronte ad esplodere in polvere e mettere in difficoltà la deglutizione ottenendo il risultato opposto. Non fatelo mai, povero grande geronte, se lo volete uccidere! Se si vuole fare tutto in caraffa, utilizziamo una frusta, però per creare un addensato, tra virgolette, ad ingrosso bisogna avere una profonda conoscenza del reparto, altrimenti si sprecherà inutilmente un prodotto che comunque ha il suo costo. Regola 4. Consapevolezza sulla liquefazione ad alte temperature. Se addensiamo una bevanda calda, come il tè in inverno, bisogna lasciarlo a riposo finché non sarà tiepido, altrimenti è intuibile che sarà a prescindere liquido perché appunto liquefatto. Anche qui non cadiamo nella tentazione, vi prego, di aggiungere, d'aggiungere, altrimenti il tè si raffredda nelle viscere, rapprende le feci e basta, l'ho capito che non vuoi essere estitico! Regola 5. Gli emollienti e gli zuccheri fluidificano il prodotto. Consideriamo che il saccarosio e gli oli vanno a rendere un po' meno efficace il potere della nostra polverina magica. Perciò una temperatura emolliente o una bibita molto zuccherata risulteranno più liquidi rispetto alla dose indicata. Regola 6. I latticini possono incrementare il processo. Altresì, i prodotti che contengono tranze di latte, come lo yogurt nelle colazioni, tendono ad accentuare il potere della polverina magica e la dose necessaria per ottenere sciroppo, crema o budino sarà inferiore. Regola 7. Le bevande gassate si possono addensare? Dipende da addensante ad addensante. Certi fanno evaporare la componente gassata, rendendo il prodotto del tutto fermo e naturale. Certi creano una doppia consistenza. Il consiglio universale che diamo per ottenere un buon compromesso è quello di aggiungere la bibita gassata delicatamente e sopra una soluzione già addensata, miscelando con forchetta. Regola 8. Cosa succede se si aggiunge addensante ad un addensato? Se ci accorgiamo che ci è scivolata la mano, diciamo che un addensato può essere diluito con un liquido miscelando con forchetta, ma non va bene fare il contrario. Infatti, aggiungere addensante ad un addensato tenderà a fare grumi, anche se miscelato appunto con frusta forchetta. Regola 9. Esistono cose che non si possono addensare?
In linea di massima no, come detto sono più difficili le bevande gassate, perdono di definizione gli emollienti per agevolare l'evacuazione, ma più o meno tutto può essere reso più denso. Personalmente l'unica volta che mi sono trovato in difficoltà fu con un integratore ricco di fibre, zuccheri, ed il massimo che ho raggiunto è stata una specie di frappè col mini pimmer, ma vabbè, sono casi eccezionali. Regola 10. Esistono metodi più naturali e meno chimici per addensare? Sì, si può ricorrere all'amido di mais, che però ci distrugge i diabetici dovendone bere 2 litri al giorno, la fecola di patate che ci altera pesantemente il gusto, la pectina che fa entrambe le cose precedenti, ed infine la tortagel e la colla di pesce, che ho scoperto che è un'alga proteica e che non c'entra nulla col pesce. Vabbè, che sono buone, ma hanno un costo elevato tra acquisto e preparazione, se ci riferiamo a una realtà ovviamente comunitaria, perciò c'è un motivo se esiste l'addensante farmaceutico, di massima derivante da Kotsu, e che al momento non sembra avere alcuna ricaduta sulla salute di chi lo assume. Un consiglio: proviamo sempre ad assaggiare quello che forniamo ai nostri assistiti, altrimenti si corre il rischio di dare per scontato che qualcosa sia viscido e disgustoso, quando invece possiamo scoprire che sia buono o cercare di migliorarlo in prima persona, pensando sempre come ci sentiremmo noi se fossimo al posto dell'ospite e cosa ci farebbe piacere, nei limiti dell'integrità cognitiva e del quadro sanitario, se fossimo dall'altra parte. Ciò detto, i microfoni di questa radio pirata per oggi chiudono. Noi ci diamo appuntamento lunedì prossimo per una nuova pillola formativa. Se vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi soprattutto al canale, perché ne abbiamo molto bisogno, vi prego. Un saluto dunque dalla tana del grande Geronte. Ma guarda che corso bellissimo scovato! Come si può non partecipare se a parlare del grande Geronte sono questi due brutti ceffi? Lascio in descrizione il link per saperne di più, e tu, spettatore del futuro oltre il 2021, ignora questo passaggio, perché ben che ci vada saremo grandi Geronti anche noi. E onestamente, non vedo l'ora.